Oltre alla violenza fisica, che siamo un po' tutti abituati a riconoscere e a condannare, ci sono altri tipi di violenza che noi donne subiamo quasi quotidianamente. La violenza psicologica, per esempio, è molto più subdola e molto più difficile da riconoscere. E penso, io parlo per me, ma penso che quasi tutte le donne abbiano subito almeno una volta violenza psicologica. Non giustifichiamo mai chi cerca di metterci dei limiti. Chi cerca di sminuirci quotidianamente, di non farci sentire abbastanza, chi non vuole veramente la nostra libertà, ma che ci vuole tenere in gabbia. E fidiamoci delle persone che invece ci vogliono proteggere e vogliono vederci libere e felici, perché sono quelle che sono le persone a cui dobbiamo stare accanto. Nei prossimi mesi mi metterò ancora più a difesa di chi ha subito violenza e ve ne parlerò molto presto. Intanto, se volete lasciarmi la vostra esperienza, anche di violenza psicologica, che penso io in primis l'ho subita in diverse relazioni e da diverse persone, e me ne sono accorta veramente con il tempo. Nel momento non ti rendi proprio neanche conto, pensi che sia normale che sia così, ma non è normale. Quindi dobbiamo parlarne, sostenerci, e solo così l'unione fa la forza.